Sono molti e diversificati gli interventi messi in campo dalla Giunta provinciale a sostegno dell'economia e del lavoro in questo periodo di eccezionali difficoltà create dalla pandemia. Vediamole in sintesi, ponendo particolare attenzione alle scadenze e ricordando che tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito ripartitrentino.provincia.tn.it. Le persone che hanno subito una sospensione dal lavoro a causa dell'emergenza sanitaria nei primi 6 mesi dell'anno possono chiedere un sostegno aggiuntivo alla cassa integrazione. Il lavoratore che desideri inoltrare domanda deve aver raggiunto almeno 300 ore di sospensione totali. Si tratta dell'anticipazione di una parte delle somme dovute dall'INPS che la banca eroga al lavoratore, garantendo a quest'ultimo e alla propria famiglia la necessaria liquidità, in attesa delle procedure di autorizzazione e di erogazione dei trattamenti dovuti da parte dell'INPS. Il sostegno al reddito va anche a favore di persone disoccupate che in precedenza svolgevano la propria attività lavorativa in qualità di imprenditore o di libero professionista. Per l'accesso al sostegno, il disoccupato si impegna a seguire un percorso di politica attiva del lavoro. Con l'obiettivo di sostenere le imprese del territorio e rilanciarne la competitività, la provincia ha introdotto una nuova disciplina per la concessione di contributi da utilizzare in compensazione fiscale. Per sostenere il settore degli esercizi del commercio al dettaglio, dell'artigianato, dei servizi alla persona, è previsto un contributo a fondo perduto per investimenti finalizzati all'avvio di nuove attività. Per sostenere il settore della ricettività turistica sono previsti contributi a fondo perduto per effettuare investimenti di riqualificazione, ristrutturazione e ammodernamento delle strutture. Gli operatori economici del settore turistico che hanno difeso l'occupazione nell'estate 2020 possono accedere a contributi provinciali a fondo perduto che intendono compensare, almeno in parte, il costo del personale sostenuto in questo particolare momento. Per le imprese operanti nel settore dell'autotrasporto sono previsti contributi a fondo perduto per salvaguardare l'occupazione. Il contributo è determinato in relazione al numero di addetti che l'impresa si impegna a mantenere per un periodo di almeno 24 mesi. La Provincia Autonoma di Trento promuove insieme a Trentino Sviluppo un nuovo bando con cui si interviene a sostegno dell'assunzione di manager aziendali specializzati per il contenimento dell'emergenza sanitaria Covid-19. Con questo strumento la Giunta provinciale intende favorire le aggregazioni aziendali delle piccole e medie imprese. A fronte di un contributo che può raggiungere fino a 120.000 euro, le aziende si impegnano a mantenere l'occupazione e la sede operativa sul territorio provinciale per un minimo di 5 anni. Sono previste moratorie e finanziamenti a sostegno della liquidità per gli operatori economici che hanno subito un impatto negativo in conseguenza della pandemia.